Dove vai? Vai, andiamo. Dai, mannatore. Entra. Mo ti aiuto io a aprire la porta, eh. Girati da qua, sinistra. Ti fa la spesa. Dai, benché. Subito, appena senti il rumore tu, tac, benvenuti, ok. Allora mamma, oggi che facciamo? Facciamo il video spesa, spesina piccola però, non grandissima. Sì. Allora, oggi sei andata a fare la spesa con papà al magazzin, abbiamo fatto anche un 2 minuti di video così della spesa, l'avevamo già fatto, comunque insomma 2 minuti poi li mettiamo all'inizio. Sì. Allora, vogliamo iniziare a vedere che cosa abbiamo, che cosa avete preso? Questo, ok. Va bene, prima quello perché poi lo dobbiamo mettere in frigo, che sono le cose congelate. Allora, vediamo. Questo è, allora, Shaia. Sono praticamente i famosi, no, ah no, queste sono le polpette. Okay. Sono le polpette di tacchino congelate. Sì. Praticamente sono 12 polpette, si cuociono in 10 minuti in padella. Sì, mamma, sono 12. Queste sono quelle che non piacciono tanto a te, mamma. Però, ah, ti faccio a me. Però le abbiamo comprate, diciamo, lo stesso, perché la mamma ci fa delle cose. Allora, poi vediamo. Ah, ti faccio a me. Ah, ecco, questi ti piacciono a te. Questi sono i famosi nuggets. Nuggets, però questi sono quelli di tacchino, se non sbaglio. Sì, crocchito, sempre della Shaia di tacchino. Sono 10. Ok, vai, mamma. Vai avanti, sennò poi dura. Ah, ce ne sta un'altra scatola. Ah, sì, erano 2 scatole di polpette e 2 scatole di nuggets di tacchino. Sì, ok. Cominciamo a questo. Allora, vediamo questo. Queste sono immancabili. Sì, sono le patatine. Allora, le golden frit sono quelle al formaggio e alla cipolla. Ah, queste sono quelle che assomigliano a quelle famose di Lidl, ti ricordi, mamma, che ti piacciono? Ok. A me sì, ti piacciono col formaggio e la cipolla, lo sappiamo, e te ne mangi pure troppe. Ok. Ma... poi ancora, dai, fai vedere.
Budini. Ah, i budini. Questi ne abbiamo presi 8. Questi qua sono allora vi spiego, questa è la Danone. Infatti, se ci fate caso, li guardate bene, sono Danette. Si chiamano proprio come quelli italiani, Danette della Danone. E praticamente la Danone, infatti sopra c'è scritto Danone, non avevo fatto caso. Aspetta che mettiamo a fuoco, vediamo se mette a fuoco un pochino, se si legge. Praticamente sono i cream caramel della Danette. Praticamente la Danone fa i budini con la Delice, che è una marca, diciamo, tunisina. Sì, mamma, che stai a fare il castello? Li dobbiamo togliere, dai, veloce. Se no viene troppo. Ecco, adesso cadono. Mettili giù, che se no, se cadono si rompono. Appunto. Allora, vediamo. Tre fuori. Allora, i pomodori. Abbiamo preso le scatole di pomodori, quelli praticamente fresco, i pomodori a pezzettoni, diciamo, della Sicam, che è una marca famosa qui in Tunisia. Fanno anche il. Sì, ce ne stanno altri? Uno o due? Tre. Ah, in tutto ne sono tre. Ok. Poi ci sta questa. Questa mamma, toglila questa roba qui, perché se no non entra quell'altra. Da. Sì, metti i budini più qua. Qui. Metti i budini qui. Ecco, brava. Ok. Ecco. E adesso facciamo questa l'ultima bustina. La spesa non è grandissima, quindi. Allora, questi sono tre pacchi convenienza di salviettine umidificate, quelle per bambini, della Clean. Questa è un'offerta che fanno qui al magazzin. Praticamente ne compri due, cioè ne prendi tre e ne paghi due. Uno dovrebbe essere, insomma, gratuito. Queste sono abbastanza buone e sono economiche rispetto a quelle italiane, perché le salviettine umidificate italiane costano davvero un botto. Questo invece, insomma, anche il pacco singolo non costa, rispetto a quelle italiane non costa molto. Poi ce l'avevo tutto. Allora, aspetta mamma, che c'è la busta, non si vede niente. Allora, mettiamo qui. Ananas. Allora, queste sono le famose bustine, quelle che facciamo, ci facciamo quella bevanda alla frutta, per non, diciamo, per non bere la gasso, diciamo, le bottiglie gassate, che non sono. Io ce l'ho ancora. Non sono buone. Sì. Ah. Allora, ne hai preso uno alla fragola. Ok. Uno tutti ai tutti i gusti, sarebbe i frutti tropicali, diciamo, tutti i gusti. E un'altra, quella l'altra non l'abbiamo vista, mamma, la prima. Vabbè, non si è vista bene, quella all'ananas. Brava, così devi fare, brava. Abbiamo preso l'ananas. Poi due pacchetti. Ecco, poi abbiamo preso i pacchettini, questi sono della Lilas, che è un'altra marca, diciamo, famosa in Tunisia. Sono le salviettine antibatteriche per bambini, cioè quelle, diciamo, un po' disinfettanti per i bambini, per le mani, per, insomma. E sono abbastanza buone, diciamo, sono buone anche come prezzo, diciamo, non è altissimo. Poi i prezzi non ve li dico, perché la prossima volta ve li dirò, anche perché non vedo lo scontrino, quindi. Allora, questo è il salami, famoso salami che qui si utilizza al posto degli insaccati, quindi al posto del prosciutto, del prosciutto cotto, prosciutto crudo, mortadella. E lì che c'è, mamma? Dimmi. Che c'è il prosciutto? Sì, no, sì, ma non è il prosciutto, è sempre fatto di tacchino, di pollo, non è mai fatto, insomma, di maiale qui, perché il maiale non si vende, cioè, almeno qui non si vende. E questo, insomma, ci si fanno tante cose. Noi preferiamo cucinarlo perché, insomma, è anche più buono. Questo è il pan grattato, allora, che la mamma utilizza per fare o i sofficini in casa, le cotolette meno, oppure, insomma, per la pasta al forno, sì. Insomma, per coprire i piedi. E metti il salame qua dentro. Sì, poi ci faccio il salame praticamente impanato. Non ti preoccupare, poi raccogliamo. Il salame impanato e varie cose, insomma. Qui il pane grattugiato costa un pochino tanto, perché questa bustina, insomma, in Italia, io mi ricordo, una scatola da Lidl costava 60 centesimi. Qui quella bustina, il rapporto costa, insomma, costa pacco, troppo. Questa pacco. È l'ultima cosa. Tagliatelle. Le tagliatelle. Quelle che piacciono a Lin. Le tagliatelle di nonna Pina. queste pure, okay, insomma, okay. Sono abbastanza buone, però non sono all'uovo. Mamma, non muovere il pacco, fallo vedere. Ecco, bravo.
Non sono all'uovo, sono di semola, però sono buone, sono abbastanza buone, tengono la cottura, insomma, sono buone. Sono della Lepidor, che è un'altra marca famosa per quanto riguarda pasta, farina, insomma, cose del genere. Abbiamo finito, mamma? Sì. C'è più niente? Ecco, la spesina non era grandissima, però insomma l'abbiamo fatta vedere. La prossima volta ci organizziamo meglio, vediamo anche di vedere i prezzi, perché forse papà ha buttato lo scontrino. Sì, papà ha buttato lo scontrino. Ok. Va bene, mamma. Allora, saluta. Ciao. Ciao. E i bambini arabi come li saluti? Assalamu. Aslema. Ok, ciao, al prossimo Al prossimo video. video. Ok. Ciao, ciao, come saluti tu? Con la mano così? A paperella? No, no, Ciao. così, così. Ciao. Ciao, ciao, brava, Ciao. così. Ciao, ciao.